Buongiorno cari ebrei, oggi mi sashem studiamo sempre Brachot, Daf Mem Vav, ora iniziamo dall'inizio del Daf. Rav Zera Chalash, Rav Zera si ammalò. Al legabe Rav Abahu, Rav Agahu andò a visitarlo. Cabi la lei, Rav Abahu assunse di fare un festino e disse I matfach, se Rav Zera guarirà, Katina Chalashah, che vuol dire, lo chiamavano, Rav Zera così. Katina Chalashah, che vuol dire piccolo, che è dalla coscia bruciata. E Chalik vuol dire bruciato, come in ebraico Chaluch, di Chalachroch. E Shaki, Shok, vuol dire coscia. Interessante la parola Shok e coscia in italiano sono le stesse lettere, solo che è all'inverso. E perciò, se guarirà, Avinata Yomatava le Rabbanan, farò un festino per i Rabbanan, per i saggi. Atfach, e Rav Zera guarì. Ava sudata le culo Rabbanan. E allora Abahu fece un festino per tutti i saggi. Chiamata le misse, quando giunse il momento di dire a Muzi, naturalmente prima che si lavarono le mani, Amalei Rabbebao disse a Rav Zera, Lishreran Mar, che lei, Rav Zera, dica a Muzi e tagli il pane. Amalei Rav Zera rispose a Rabbebao, Lo savar la mar le hadra biochana damar balabait bozea? Non pensa lei, non è la sua visione, come ha detto Rabbi Yochanan, che invece il padrone di casa deve fare a Muzi. Perciò Rababau fece a Muzi, Sharalu, Kimata le Vruche, quando giunse un momento dopo il pasto di dire Birkat Amazon, Amar le Rababau disse a Rav Zera, Nivruch lan mar, che lei, Rav Zera, dica Birkat Amazon, naturalmente Zimone Birkat Amazon. Amar lei, Rav Zera rispose, Lo savar la mar le had Rabbi Una de min bavel de amar bozem vorech, non pensa lei, non è lei dell'opinione, come ha detto Ravuna il babilonese, che ha detto che colui che ha fatto Mozi, lui è colui che deve dire Birkat Amazon, e siccome Rabau ha fatto Mozi, perciò deve anche dire Birkat Amazon. Vehio che mansvirale, invece Rabau, qual era la sua opinione? La sua opinione era che Adam Aro Yochanan mi sono Rashim al Yochai. L'opinione era come Rashim al Yochai che ha detto Barabait Bozea, Dorech Mevorech, che il padrone di casa fa Mozi e invece l'ospite deve dire Birkat Amazon. Adesso la Gemara spiega Barabait Bozea che desce il Tzav Agnafa, il padrone di casa deve distribuire il pane, tagliare il pane e distribuirlo affinché e tagli belle grosse fette abbondanti per ogni commensale. Vorech mevorech kedesh vorech barabait, e l'ospite dice la bracha Birkat Amazon per dire una bracha per benedire il padrone di casa. Mai mevorech, qual è la bracha che dice? Yei ratzon shelo yavosh barabait ba'olam hazeh, sia fatta la volontà di Hashem che il padrone di casa non si vergogni né in questo mondo né nel prossimo mondo. Il Rebbe Mosè Badvarim, il Rebbe aggiunge ancora che abbia parecchio successo in tutti i suoi affari e in tutti i suoi averi, che i suoi affari averi, i nostri affari averi abbiano parecchio successo e vicino alla città, che uno non deve andare molto lontano per guadagnare il pane, dalle slot Satan, l'uomo ma sia davvero ma sia vero, e che Satan non abbia controllo né su ciò che lui compie né su compiamo noi, e alis daker lo le fanave lo le fanero sul vari rur chet ve avvera ve avon metà vadolam, e che non si presenti né innanzi a lui né innanzi a noi nessun pensiero osceno né nessun tipo di peccato adesso fino all'eternità. Adesso la Gemara entra in una questione abbastanza rilevante e abbastanza complessa. Adechan Birkat HaMazimon, dove termina il Zimon? Ramachan Amar Ad Nevarech, che colui che è il Mezamen dice Nevarech Shechanu Mishulov Tov Chaino. Rav Sheshet Amar Ad Azan, invece Rav Sheshet dice che il Zimon continua fino alla prima bracha, che diciamo la prima bracha,
כיסי טרמינה, ברוך את השם, אז אזן את הכל. אדסה לגמרה, וולה קולגארה, טרה, קוויסטה דיספוטה, טרה נחמן הרב ששת, קונונלטרה דיספוטה, דיתנאים. דיצ'ה לגמרה, נאמה כתנאי, דיצ'מו כקוויסטה דיספוטה, אלססה דיספוטה, כיצ'ה אפרת תנאים, פויקי אביאם סטודיאטו, תני חדה, אביאם סטודיאטו, ברכת המזון, שניים או שלושה, דו אתרי, דו ברכות או תרי ברכות, צופיתו לגמרה ספיגרה כקוסת דנא. ותניה אידך, שלושה וארבעה, אונלטרה ברייטאי וצ'ה דיצ'ה, תרי אקואטרו, צ'וה, דו אתרי סינטנדה, כי כואנדו נונצ'ה זימון, quando non ci sono tre persone e ognuno deve dire recitare Birkat HaMazon da solo, allora sono due berachot, cioè dice Rashi, invece se vedete Rashi è circa, forse circa 10 righe da sopra. ברכת המזון 2 ו-3, דיש ראשי, פעמים שהם שתי ברכות, פעמים שהם 3. כיצד? כשהם 3, ססונו אין 3 פרסונה, פענו זימון, הם 3 ברכות. וכשהם 2, ססונו 2 פרסונה, אין נוצ'ה זימון, אין 2 ברכות. איזה שזה לגרונה ספיגרה. דיש ראשי, קונטינו, פרוסימו ראשי, דקסבר, ברכת המזון, סקוזי, ברכת הזימון, עד הזן. che secondo la Sheshet Birkat HaZimun include anche la prima bracha di Azan et Hakol וכשהם שניים, שסונו דו פרסונה אין אומרים אלא ברכת הארץ ובוני ירושלים secondo la Sheshet Rashi anche dell'opinione ha un certo tipo di interpretazione che è parecchio diversa da parecchi rishonim che qui dice molto chiaramente Rashi che non dicono la prima berakha, dicono solo la seconda e la terza berakha. Invece se non Rav Sheshet, 3 e 4, dice Rashi, o madamar 3 e 4, shem shnaim, arei 3, quando sono in due persone dicono tre berakhot, azan, katare, tzuvan e shalaim, u shem 3, quando sono in tre, fanno zimun, e mosifim, nevarech, ad, ובטובו חיינו. questo è il zimun, ברכת הזימון. דישה, קונטינו גמרה, סקודתי. קונטינו גמרה, סבורו דקולי אלמה, הטוב אמיתי לאו דאורייתאי. תותי סונו דקורדו, צ'וי, לגמרא סומה דסו, כתותי סונו דקורדו, כאילו הברכה הטוב אמיתי, כאילו הקוורטה ברכה. בברכת המזון, נונה און אובליגו דלה תורה, אסורו מדרבנן. אסורו סטטו איסטיטוויטה דאי סאג'י. מה אלא בהקה מפלגה? מאן דאמר שתיים ושלוש כסבר עד הזן, ומאן דאמר שלוש וארבע כסבר עד נברך. אדסו הגמרא צ'רקה די קומבצ'ארה, כקווסטי דו דיספוטה. וכלו כדיצ'ה, כתנא כדיצ'ה, שתיים ושלוש, כסבר עד הזן. צ'וה, כהזן, לפי הברכה פרטי לזימון, וצ'ו רימנגו נוסו לו דו ברכות. Perciò sono, in caso che sono due persone non dicono prima Brachah Santa Kol, dicono solo le ultime due, cioè Birkat Ares e Birkat Yerushalayim. Invece quando sono in tre che fanno Zimun, la prima Brachah che li Zimun include anche Azan et Hakol e le altre due Brachot. Invece secondo Rav Nachman che dice che il Zimun si termina quando il Mezamen dice Nevarech Shachan Misholov Tochenu, e la bracha di Azan fa parte di Birkat HaMazon, non fa parte di Zimun, perciò sono 3 e 4 brachot. Dice Agmara, no,
non è questo, non si può assumere queste due diverse opinioni di Rav Sher Rav Nachman e i due Tanaim. Invece, adesso la Gemara spiegherà che invece ognuno potrebbe includere tutte e due le opinioni di Tanaim e combacerebbe meglio. Dice Gemara, Rav Nachman mitarezze tamei, Rav Sher mitarezze tamei. Ognuno spiega nella sua maniera. Rav Nachman mitarezze tamei, de kule alma, ad nevarech, mande amar, cioè include tutte e due le opinioni dei Tanaim. Cioè vuol dire che non c'è una disputa tra i Tanaim. Perciò dice Gemara, de kule alma, ad nevarech, mande amar shalosh ve'arba, shapir, mande amar shtaim ve'shalosh, abbiamo detto così che secondo Rav Nachman ci sono oltre 4 berachot, nel senso che se c'è Zimun sono 4 berachot, che la prima è il Birkata Zimun, poi le altre 3, e se non c'è, non ci sono in 3, dicono 3 berachot, no, le 3 berachot normali di Birkata Amazon. Invece secondo l'opinione di Shtaim Veshalosh, che ci sono o 2 o 3 berachot, Rav Nachman spiega Amar Lach Acha bibirkat poalim naskinan, si tratta che c'è una bracha particolare per gli operai che affinché non perdano il tempo, che si dice una bracha che include tutti e due. Adesso la Gemara dice di Amar Mar, poter b'azan, prima di tutto dice la bracha di Azan, la prima bracha, e poi vikolel bonei Yerushalayim bibirkat haaretz, non recita una bracha particolare per bonei Yerushalayim, bensì la include nella seconda bracha di birkat haaretz. Rav Sheshe interessa Tame, adesso Rav Sheshe spiegherà tutte e due le due opinioni dei Tanaim, che sono o 2 o 3 brachot o 3 o 4. Se Rav Sheshe interessa Tame, di Kule Alma ad Azan, che la Birkata Zimune sempre include anche la bracha di Azan, manda Mar Shetam Shalosh Shapir, secondo 2 e 3, quello come abbiamo spiegato precedentemente, che va benissimo. Invece un mande amar shalosh verba, anche lui deve spiegare questo, spiega che savara tovetiv doraitai, che la 3-4 si intende quando c'è Zimun sono 4 berachot, e si intende che e deve dire anche la bracha, e la quarta bracha tovetiv, che secondo la Sheshe è stata istituita secondo le leggi della Torah, non da Rabbanan, e shalosh sono 3 berachot quando non c'è Zimun. Perciò le 3 brachot sono le 3 brachot che tranne il Zimun, e se c'è il Zimun, ci sono 3 persone, ci sono 4 brachot. E la prima bracha è il Zimun stesso. Il Zimun è Azan, naturalmente, perché questa è l'opinione di Rav Sheshe. Amar Rav Yosef, Teda da Tove Mitiv Lav Doraita. Invece Rav Yosef spiega che invece Tove Mitiv non può essere Midoraita. Shore Polim Mokrinota, perché gli operai non lo dicono, perché vanno a lavorare, non lo dicono. E allora uno potrebbe dire, se è così, forse gli operai non fanno la cosa corretta, sono peccatori. No, non si può dire questo, perché se no i rabbini li avrebbero rimproverati e avrebbero obbligati di dirlo. Perciò se vediamo che gli operai non dicono la quarta bracha, vuol dire che non è un obbligo assoluto, perché non è, vuol dire che non è minatorà. Amar Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta, Mishmed Rav, ha detto così, da Tov Metiv Lav Doraita, e infatti la bracha, la quarta bracha, Tov Metiv, non è mina Torah, Shalei Poter Ba Bebaruch, Ven Chotem Ba Bebaruch, che detania, abbiamo studiato, Kol HaBrachot Kulan Poter Ba Bebaruch, Ve Chotem Ba Bebaruch, Chutz Bibirkat HaPerot, tutte le brachot inizia con Baruch e termina con un'altra bracha di Baruch, per esempio, come Kiddush per esempio. Chutzim Birkat, o come la prima bracha di Azan et Hakol, che termina anche Baruch Ata Hashem Azan et Hakol. E tranne Birkat HaPerot, quando uno dice una bracha su un frutto, o Birkat HaMitzvot, quando uno dice una bracha prima di compiere una mitzvah, o bracha smucha lechaverta, quando sono due brachot, la seconda bracha che dopo una bracha, che siccome la prima bracha è una bracha, e quella continua, è come se fosse avesse un inizio, che la bracha è anche è un inizio di bracha. E anche ubracha chronash per Kriyat Shema, perché Kriyat Shema non rappresenta un'interruzione, è collegata alla bracha prima. Yesh mem shepoteh ben baruch ben chotem baruch, ci sono brachot che inizia con baruch e non termina con baruch.
דיצ'י ראשי, לולטימו ראשי, כותה דיבדירה, כי זה טניה, יש מהן, כגון ברכת פירות ומצוות, פותח ולא חותם, ותם מפרש ברבי פסחים, לגמרא עם מסך פסחים, ספיאגה לרג'ונה, פרקה לברכות כפרזם קומביל, לברכות סו יפרוטי, סו מצוות, סו לאונה ברכה. נוסונו דוי ברכות כאונה ברכה ניציאלי, אונה טרמינל. סו ספיאגה פרקה. משום דקול אחד ההודעה, וכתותו אונה אונה רגרציאמנטו, ואין הפסק דבר תחינה, נונשה אונה קוזה כאילו אינטרומפה, קום אונה פריגרה, או דבר אחר בתוך אונה קוזה, כאילו אינטרומפה למצו. כמו שיש בקידוש. וכן הקידוש הסקיתו, כיום תחילה, מכן קודש, ואנחילנו, השם, אינוי קידם לשם, ואנחילנו, אונה פריגרה, זה השם, השם. ברצון, קידוש, איניציה קום ברוך, יותר מן הקום ברוך. ואותיה מולדף. ויש מהן שחותם בהן בברוך ואין פותח בברוך. יש שסון הכולי ברכות כטרמינה קום ברוך, אינו ניניצה קום ברוך. והטוב המטיב פותח ברוך ואין חותם בברוך. היווה שהטוב המטיב איניצה קום ברוך, אינו טרמינה קום ברוך. פרצ'ו, מכלל דברכה בפני עצמאי. עד עשו, אבי המודטו כלגמרה דטו, פרימה, נלדה פרצ'דנטה, נסקוזי, עמוד פרצ'דנטה, עדתו, אמר מצחק בר שמואל בר מרתא, משמי דרב, תדע דתו ומתיב, לאו דורייתא, כי לברכה דתו ומתיב, נונה מן התורה, דדו ולוסה, פרקי דיץ' שערי פותח בברוך ואין חותם בברוך, פרקי איניציה גם ברוך, אין נותר מן הקום ברוך, קודם הוא דירק בסוף, כולו כי ניתן לדיר, כי לסקונדה ברכה, די ברכת הארץ, ברכת המזון, כי איניציה כאן, נודה לך השם רוקנו, etc. טרמינה, קון ברוך. אין כי לתרצה ברכה, כי ניצה קון רחם השם רוקנו ישראל עמך, טרמינה קון ברוך, כי ברוך את השם, בונה ירושלים, ברכה משלים, אמן. סיכום הכל שדוי ברכות, ברכת הארץ, ברכת ירושלים, אמבידוי, סונו, ברכות מן התורה, פרצ'ו, עשו מרב, כי אונה ברכה מן התורה, די וסולו טרמינה קון ברוך. סיכום הטוב המטיב, לקוארטה ברכה בקעת המזון, איניציה קום ברוך, נון טרמינה קום ברוך, וולדירה כנון אמן התורה. כוסו אל סו קולטו, סו פנצירו. דישה ראשי, גורדת אל סקונדו ראשי, הטוב המטיב, דלאב סמוכה לחברתה היא, שנע בברכת המזון, אלא על פורת הרוגם ותאר תקנועה. כנונה קולגת על הברכה פרימה, פרשידנטי, אלא רג'ונה פרקה לא דיצ'אמו אי ודרימו נגמרה אנקורה כרצ'ת הכנסת הברכה לקוארת הברכה זה טוב מיטיב פרינגרצר השם כאנו רומני אנו פרמסו דיסיפלירה לברי מסקרטי דירצ'יטה די ביתר כאנו פורנו סיפליטי פר נונגיסימו טמפו דיצ'ה לגמרא, כלברכה, לתור מיטיב, אהונה ברכה אינדיפנדנטית, פרסה. קומדת תוקוי ראשי, שאינה בברכת המזון. דרמנטי נונה פרטינה תלמנט קומפלדמנט בברכת המזון. פרצ'ו, דיצ'ה לגמרא, תדע, ואמר רב נחמן ויצחק, תדע, דתור מיטיב, לאו דאורייתא. נונה דל התורה. הדר פרעת שעונת רג'וני, כפי דיצ'ה פרקה, שערי הקרין אותה בבית האבל. פרקה כונדו שאונה פרסונה אילוטו, אונה אבל, כונדו דיקון בברכת המזון. קמביה לברכה, כוסת הברכה, דיאטרומטי וקמביה. וכן תרומטון אונלטרו טסטו דנטרו. כדתניה קמביה סטודיאטו, מה הם אומרים בבית האבל? כל זה סידית של נקזה דיונה פרסונה כאין לוטו. ברוך אתה ומטיב, רב עקיבא אומר, רב עקיבא דיצ'ה, ברוך דיין האמת. אתה ומטיב אין, דיין האמת לא. כוס על הגמרא קדם לא דמנדה. רב עקיבא דיצ'ה סולו, ברוך דיין האמת. דיצ'ה סולו, כיפתו, בנטו השם, כיפתו ג'וסטיציה. ג'וסטיציה נבריקה.
chiede la Gemara, Tomei Tiv in Dayan Emet lo? Secondo Rabbi Akiva, non dice a Tomei Tiv, Rabbi Akiva dice solo che deve dire Baruch Dayan Emet. Perciò dice la Gemara lo, e la Ema ha fatto Tomei Tiv. No, non è questo veramente quello che intende Rabbi Akiva. Rabbi Akiva intende che anche, deve dire anche Tomei Tiv, non è che dice solo Baruch Dayan Emet. Marzuta Reikale Be'rav Ashi, e Maruta è capitato da Ravashi, Itrabe Milta, è successo che qualcuno morì nella sua famiglia e diventò una vel. Patachu Barich, e Rasutra disse la bracha di Birkat Amazon così: Atova Metiv Kel Emet Dayan Emet, Shofet Betzedek, Lokach Bemishpat Beshalit Bolamo, לעשות בו כרצונו, כי כל דרכי המשפט שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, וכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודל פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. עד עשו תרדוקו. יג'ודיצ'ה, כג'ודיקה קונצ'וסטיציה, פרלבה קונצ'וסטיציה, זו פרלבה לאנימה, דיונה פרסונה, לפורטה ויה. פדרונה דל מונדו, che fa ciò che vuole, poiché tutte le sue vie sono vie di giustizia e tutto gli appartiene e noi siamo il suo popolo, i suoi schiavi e noi siamo obbligati di fare ciò che ci impone e di ringraziarlo e di benedirlo e Hashem che ha fatto delle brecce in Israele. Lui reparerà questa breccia in Israele, cioè intende del morto, le chaim, si intende quando la persona rivivrà in Tichat HaMetim. Ulechan uchoser, a proposito, questo testo, questo nusach, è portato in Shulchan Aruch Yoreh Deah, con leggere variazioni, non è esattamente come scritto qui in Gemara, però sempre i Rishonim hanno cambiato il testo. E potete vederlo in Yoreh Deah, si trova il testo in Siman Shin Aintet Sif Alef. Adesso chiede la Gemara, Lechano Poser, adesso stavamo parlando di, erano tre persone, che due, questo abbiamo studiato nel DA precedente, se vi ricordate, che c'erano tre persone e due hanno chiesto di terminare, di interrompere, che la terza persona interrompa il pasto affinché loro possano fare Zimun e Birkat Hamazon. Allora lui deve interrompere. Adesso chiede alla Gemara, Lechano Choser, adesso che dopo che lui ha interrotto, loro hanno detto Birkat Hamazon, quando lui dice, lui continua a mangiare, adesso quando lui termina di mangiare, da dove comincia a dire Birkat Hamazon? E se deve dire anche la prima Berakha, Azan et Hakol, oppure il fatto che loro hanno detto Zimun e lui ha ascoltato fino alla fine della prima Bracha, che secondo Rav Sheshet fa parte di Zimun, forse non deve ripetere la prima Bracha perché già l'ha udita quando loro hanno fatto Zimun. Perciò dice la Gemara, Rav Zvid Mishmed Abai Amar, José La Roche, secondo Abai deve ripetere dall'inizio, deve cominciare dalla prima bracha, cioè Azan et Hakol, Verabbanan Amre le Makom Shepasak. Invece i Chachamim dicono che deve ritornare dal posto dove da Nodelecha, cioè non deve dire la prima bracha, comincia dalla seconda bracha. Vilcheta le Makom Shepasak, secondo Alecha è dal posto dove è terminato. Però non è esattamente così, queste sono alachot un po' complesse e veramente la domanda, la maggiore questione è, siccome questa persona ha continuato a mangiare, e allora perché non dovrebbe dire Azan et Hakol? Perché Azan et Hakol è, si intende per il cibo che mangia. E allora come fa aver continuato a mangiare e non recitare la prima bracha? Perciò la maggior parte dei poskim, ci sono parecchi poskim che dicono sì, deve ripetere la prima bracha, come Rema per gli Ashkenazim. E non so esattamente come la fa per i Sfaradim, forse dovrei controllare. E comunque è bene ripeterla indubbiamente, ricominciare dall'inizio e non fidarsi di questo.
ci sono parecchie opinioni riguardo a Arbicata Simone. Prima di tutto il testo per Sfaradim è c'è una differenza tra come Ashkenazim dicono Zimun e Sfaradim. Il testo di Sfaradim è Havlan Venivrich le Malka Ila Kadisha. E questo, una persona dice questo, poi quello che Mesamen dice Beshut Malka Kadisha, si dice Shabbat aggiunge Beshut Shabbat Malketa, Beshut Morai Verabotai Amsobin e Varech Shachal Mishalo. E volevo aggiungere che Yishem Hashem Vorach non è parte del Zimun, è solo stato aggiunto più tardi. Però questo è il testo di... E poi gli altri commensali rispondono Rosh Hashanah Mishalov Tuvachinu, e lui ripete. E invece Ashkenazim iniziano o con Rabotai Nivarech o quelli che dicono Rabotai Samivern Bench. Adesso ci sono diverse opinioni se quella persona che interrompe, ci sono parecchie differenze di opinioni quando due hanno hanno fatto Simon e lui stava lì ha partecipato nel Simon. La questione è se deve anche aspettare finché loro terminano di dire la prima bracha, Hazan et Hakol, oppure può continuare a mangiare subito dopo del Simon. E secondo Rashi, e questa Rashi è un po' difficile, che secondo Rashi, guardate per favore in Daf Mem Hei Amud Bet 34 righe da sopra, se potete contare. Contate 34 righe da sopra. Rashi dice Al Birkat Hazan Danu Birkat Zimun. Rashi dice che Birkat Zimun è Birkat Hazan. Ma parecchi poskim non sono d'accordo, infatti benché la halakha è come Rav Sheshe sempre, tranne in questo caso. In questo caso il Rif e il Rambam non hanno accettato la halakha di Rav Sheshe e neanche Shulchan Aruch. Invece hanno detto che la halakha è come Rav Nachman, che Birkat Hazan non è incluso in Birkat Hazimun. Benché ci sono parecchi rishonim come Rashbaz e Rabbeinu Peretz che dicono che invece che la halakha è come Rav Sheshet, però la halakha non è come questa opinione. E perciò, secondo se Birkat Hazan et Hakol fa parte di Zimun, allora quello che il terzo commensale che sta aspettando che loro stanno dicendo dopo che hanno terminato di dire il Zimun continuano a dire la Bracha Hazan et Hakol, se fa parte deve aspettare, deve finché loro terminano di dire prima Bracha, se non fa parte lo non deve aspettare. Però la Bracha noi aspettiamo aspettiamo fino a che termino di dire prima Bracha. La questione è anche è importante sapere che ci sono parecchie opinioni che quando la non nel caso quando la terza persona aspetta che lo termino e continua a mangiare, nel caso normale che tutti dicono Simone Birkat Hamazon, ci sono parecchie opinioni che tutti i commensali devono ripetere con la persona che dice il Simone la prima bracha parola per parola e terminare prima di lui affinché possano fare in tempo a rispondere a me alla sua bracha. E non è corretto che ognuno dice di per sé, perché forse c'è un po' in questo secondo i poskim che dicono che Hazan, la bracha di Hazan fa parte del Zimun, perciò è meglio di dirlo insieme parola per parola in silenzio, solo la prima bracha, il resto possono continuare ognuno di per sé. Continuiamo la Gemara.
אמר ריש גלותא לרב ששת, ריש גלותא דיסי רב ששת, אף אגב דרבנן קשישי אתון, בקב עושית סאג'י אנציאני, כספת אל התורה, פרסאי בצורכי סעודה בקב מן היכו, אי פרסיאני, סונו פיוס פרטי דבוי, קום ארנג'ר אום פסטו. פויקה, בזמן שאין שתי מיטות, אביימו ג'ה פלטו, כי איקוי טמפי, סיזדריה, מזו זריה ונוסו לסודי דיווני, מזו סידוטי, מזו קוריקטי. דיצ'ה, כואנדו צ'סונו דוי די קוויסטי דיווני, לא קיימה לטי, מה סינטנדה דיווני, לא סונו פרופיו לטי, כי הוא נוסי קוריקט קונקרטמנטה. בזמן שאין שתי מיטות, גדול מסב בראש, ושני לו למעלה ממנו. La persona più onorevole è lui è in capo e la persona secondaria a lui è dietro a lui. Le mala si intende come dietro a lui. Ubisman Shen Shalosh, se sono tre persone, Gadol Meser Baemza, la persona la più importante siede nel mezzo e Shenilo le mala in meno, la seconda persona più indietro di lui. ושלישילו למטה ממנו, אלא la persona la terzaria, la persona meno importante, si siede ai piedi, mettono il divano ai piedi della persona importante. Amarle, allora gli chiese Rav Sheshet, a Reish Galuta, v'chi bai lishtaui e ba'dei, e se nel caso che la persona importante vuole parlare con la persona secondaria che sta dietro di lui, allora dovrebbe metare struzzi, deve alzarsi, viati, deve sedersi, un mishtai badei, allora può parlare con lui, ogni volta deve alzarsi per parlare con lui. Gli rispose, amalei, shani parsai de mach velei be machog. I persiani sono diversi che loro fanno dei segnali manuali per comunicazione, non parlano normalmente come noi, loro fanno dei segni. E in ebraico moderno, machog vuol dire una lancetta e un orologio. Adesso chiede, רב ששת, כזה, מים ראשונים, מאחן מתחילים, דדובה קומינצ'נו, כואנדו סיירנו למעני, דקים קומינצ'נו, פרסונה פיום פורטנטה או פרסונה מינו אימפורטנטה? המלאי מן הגדול, דלה פרסונה פיום פורטנטה. אלורה כדה, ישב גדול וישמור ידיו עד שנותנים כולם, אלורה דסו, לוי סילב הלמעני, די ותנדרה, אפינקי טוטי סילבינו, לוי דסטרטנטו כנותוקי קולקוזה, כלמעני נדיבנטנו עם קורה. Allora adesso starà seduto con lui a aspettare tutti. Amar lei? Rispose no. L'altra armai tu attacca camei. E appena si lava le mani gli portano immediatamente un tavolo. Ogni persona aveva un tavolino dinanzi a lui e subito può cominciare a mangiare. Naturalmente fa mozzi e mangia. Non deve aspettare nessuno. Mai Mahroni Mechan Matrili. Adesso chiese. Da chi cominciano per lavarsi le mani dopo il pasto, ma Mahroné. Comincia la persona più importante o dalla meno importante? Amalei Minakatan, dalla persona meno importante. Vigadol Yativ Adav Mezuamot Acenotinkula, allora si chiede, allora lui, la persona più importante deve stare seduta lì con le mani sporche e attendere finché tutti si lavano le mani, lui sta così aspettando a tutti? Amalei lo. E dice no, l'ome sal che tacca mica me ad enamti maia, lega be. Non tolgono il tavolino davanti a lui finché non gli portano nell'acqua, cioè mentre gli altri si erano in mare lui può continuare a mangiare. E solo quando finiscono di mangiare, quando gli altri finiscono di lavarsi le mani, lui allora termina di mangiare e allora si lava le mani. Amrav Sheshet, ana matnita yadana. E io so una Mishnah, non faccio come l'usanza dei Goyim. Noi abbiamo la nostra Torah che ci insegna come fare le cose. Detania, abbiamo studiato. Ketzad Seder Asava, qual è il sistema di Asava? Bisman Shehen Shtemitot, quando in caso di due persone, Gadol Meseb Rosh, Veshenirlo Lemata Emeno, la persona più importante si siede in testa, siede mezzo coricato in capo, e la seconda persona, secondaria, le mata e meno, più bassa di lui. Bisman Shen Shalosh, quando sono tre persone, qui dice tre letti, ma si tiene tre persone.
גדול מסבר ראש לפרסונה più importante, si siede in capo, ושני לו למעלה ממנו, לפרסונה סקונדריה sopra di lui, cioè dietro a lui, ושישי לו למטה ממנו, לפרסונה meno importante, si siede ai suoi piedi. Adesso, מהם הראשונים? מתחילים מן הגדול. Quando uno si lava, quando cominciano a lavarsi le mani, cominciano dalla persona più importante. Ma i machronim, bisman she'en chamisha, matchilim min agadol. Se sono cinque persone, allora quando fanno, si lavano le mani, ma i machronim, cominciano dalla persona più importante. Bisman she'en mea, quando sono più di cinque, da sei in poi, fino anche a cento, matchilim min agadol, cominciano prima a lavarsi le mani le persone meno importanti, dal più meno importante, מנה מנה אנדן אבנתי ורסולו פי אימפורטנטה עד שמגיעים אצל חמישה כואנדו שסונו ליולטימי ליולטימי צ'ינקו ורסונה כי הם כל הנושא שסונו לבטי למעלה ימיים האחרונים חוזרים מתחילים מן הגדול דהלורה אין פוי למה לפרסונה פי אימפורטנטה סילבה למעלה סתם פרנדו ליולטימי צ'ינקו ורסונה פי אימפורטנטי דלי צ'ינקו לפרסונה פי אימפורטנטה סילבה למעלה ולמקום שמיים האחרונים חוזרים, לשם ברכה חוזרת. אה, לפרימה פרסונה, כסילב הלמני, ימיים האחרונים, לא יהיה אלא פרסונה כדית שברכת המזון, זימון לברכת המזון. כוס כדית שחוזרים ברכה, לשם חוזרים לברכה, ברכה חוזרת, לברכה ריטורנה על הלוטים פרסונה. מסייע לרב, דמה רב חייה בראשי אמרב, כוסתו, אה, כמונה אוזיליו, התשוק הדטו, רב חייה בראשי אמרב, כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה הוא מזומן לברכה. כולוי כסילבה למעני, צ'וי, למעני מים אחרונים, כולוי כסילבה פר פרימו, לו יהיה כולוי כרצ'י דבקת הזימון והמזון. רב ורב חייה, קווסטון פצו נגמרה כאן גם ג'ה סטודיאטו פג'נטמנטה, אין דף מם גימל. רב ורב חייה, אבו יתפה בסודת הקמדה רבי, רב ורב חייה, סוציו, erano seduti in un pasto dinanzi a Rebi, amar le Rebi, le Rav, Rebi disse a Rav, cu mashi adech, vai lavati le mani, mai machronim, scusi, Chazia, Rav Chia vide, di kamar meartat, che era Rav aveva paura, amar lei, bar pachti, figlio di nobili, persone importanti, che padre Rav era un grande chacham. Ayem bi birkat mezona, perché a quei tempi dicevano birkat amazon a memoria. E allora gli disse, preparati, e la Gemara spiega, in un altro posto, che perché le ultime cinque persone, affinché dare il tempo alla persona che diceva il zimun birkat amazon, di prepararsi, di dire, di recitarla bene, di non fare errori, perché a quei tempi non c'erano sidurim. Allora perciò gli dice Ayem be birkat mezona e vai e rifletti nel birkat amazon che te sarai quello che lo reciterai e questo che intende Rebi Kamarla che quello che ti ha detto quello che intendeva perciò non devi avere paura perché la Gemara Rashi aveva spiegato con quella Gemara prima che Rava era preoccupato forse aveva fatto qualcosa che non era corretta perciò ha detto non ti preoccupare di loro Rebbe ti ha detto di lavarti le mani solo perché vuole che tu reciti il Zimun Birkat Amazon. Terminiamo qui, in mezzo a scena. Ci incontriamo al prossimo day. Grazie per l'ascolto.